ミリテス・コンコルディア連合軍の侵攻にあたり、スザクは全戦力での二面攻勢をもってこれに対抗する。本作戦には全ての候補生と訓練生が参加する。訓練生？それぐらいしないと戦いにならないということでしょうね。諸君をはじめとする候補生は飛空艇を用い、東方国境線にて王国軍総流部隊を迎え撃つ。こちらは宗教にもお力添えいただく。飛河の戦力差はこれで埋められるはずだ。ルシまでも動く？おい、でもそれ総流側に全戦力を持ってきてねえか。広告の方はどうすんだよ。西方広告国境の頂上戦線に対しては、まず正規軍本体が壁となり、魔法を得意とする候補生の選抜部隊が決戦を仕掛ける。こちらには私自身も参戦する。あんた自ら？まさに総力戦といった様相ね。だがそれでも戦力の不足感は否めない。切り札はあるのか？ルシ刹那卿が秘匿大軍神を召喚される。私の部隊はその補助だ。え、ルシが二人とも戦うんですか？なるほど、切り札っぽいわ。ケツに火がついたって感じだね。でも秘匿大軍神なんて聞いたことがないんだけど。普通の人間に制御は不可能とされ、魔法局が隠してきた軍神だ。秘匿大軍神の類はルシほどの力がなければ召喚すら危うい諸刃の剣だと聞いている。これがスザクに残された最後の切り札だ。全てがこの一戦で決すると心得てほしい。今回は作戦開始までに少し時間がある。院から長く離れることは許可できないが、準備はゆっくりして構わない。我らにクリスタルの加護があらんことを。E con questa introduzione, salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Final Fantasy Type Zero, dove Machina ha lasciato la squadra. Ebbene sì, io mi ritrovo praticamente a livello consigliato 29. Per cui riprendiamo Ace, confermando la nostra scelta. E a questo punto... direi che appunto ho bisogno di fare tutte le interazioni, tutte le side quest se riesco a farle, magari anche un po' di allenamento, e quindi faccio un taglio e ci rivediamo nel momento in cui potrò affrontare questa missione. Eccoci qua al giorno operativo, dopo aver fatto tutte le side quest e le interazioni possibili è giunto il momento di entrare in azione. Non sono ancora al livello giusto per questa missione, perché comunque ho soltanto Ace a livello alto, gli altri ancora no. Però ho intenzione di fare una cosa, ovvero accumulare punti amicizia o comunque punti accademia insieme, per fare una cosa che poi vi spiegherò. Ma... そのうちひょっこり戻るでしょう。あんたはいつでもめでたいな。褒めても何も出ないよ。褒めてねえって。お、見つけた見つけた。なんだ？いや、そんな構えるなよ。一応ちゃんとした指示だって。ん？で、どんな指示？西方の対広告軍の方で予定されてた戦力に穴ができちゃってね。クラスゼロからも戦力を回してくれって。分かった。お前らだと3人でも1個大隊くらいの活躍しちゃうからね。期待してるってさ。ああ、ちなみに俺は東方部隊だから、空で会った時はよろしく。E quindi adesso posso scegliere se andare su un fronte o sull'altro? La classe 0 sarà inviata su due fronti, il ponte Magno Ovest al confine con l'impero e Giudecca Est, dove si svolgerà la battaglia aerea contro Concordia.
Prima di tutto formate l'unità che resterà in attesa dell'invio sul fronte ovest per combattere sul Ponte Magno. Colpito dalla feroce offensiva dell'impero, scegli chi mobilitare. Vabbè, questi che sono in tre penso saranno la squadra principale, no? Quindi direi di mandare loro. E poi gli altri li mandiamo tutti quanti qua. Ah no, aspetta. Mi sa che ho fatto una bella cagata. スザク軍は両面作戦を決断。空中より進行するソウリュウ軍主力に対しては、候補生の大半を配属した飛空艇部隊を投入。スザク・ソウリュウ国境のジュデッカ海峡上空において、両軍は遭遇した。 La battaglia di Giudecca. Addirittura le 2.51. 8 corazzate, 13 corvette, 42 incrociatori. Ora poi flotta aerea di 280 dry. Trentasette squadroni e 3.676 draghi. Madonna mia. Vabbè, ma sono in netto svantaggio aereo. Soryugun Rushi, Soryu no Bless 攻撃 o keiki ni kaisen wa kaishi sareta. Ah, vabbè, c'è il Sie che sta combattendo. Suzakugun no taidetsu no midare ni joujite, Soryugun senpou no shouten tai, gekihei tai ga Suzakugun to sesshoku. Kousen o kaishi suru. バハムト独立第7召喚連隊はバハムートで迎撃する。バハムト、イレデイ・ドラギ、オディーノ。さらに体制を立て直した独立第11召喚連隊もオーディーンを投入した。 召喚獣の投入により、スザク軍は総竜軍先鋒を押し返すのに成功する。しかし総竜軍先鋒を後退させ、なおも前進を続ける召喚獣を Cioè gli Elsie sono addirittura più forti delle evocazioni? Kokode Suzaku no Rushi Shuyu wa Soryu no Rushi Soryu to no kousen. Mamma mia. ルシが交戦を開始したことにより、混戦の様相を呈し始めた海戦は、両軍の通常戦力同士の消耗戦に突入した。 Usate la mitragliatrice per abbattere.
私の弓が役に立ちそうですね。ジュース、無限候補、一匹もキャッチるな。Aia. C'è una piastrina, poverino. Beh, 20 draghi, non so se riesco a buttarli giù. Oddio, una nave che sta precipitando. Questo ci sarebbe del sì, eh? Pensavo che potessi evitarle, invece no.
足場とした白兵戦へ移ってもらう。総竜兵と遭遇、気をつけろ。モンスターを投入してきたぞ。Allora, io direi qua comunque di salvare però su un altro slot, perché ovviamente la situazione della mia squadra è abbastanza particolare. Se riesco a fare questi attacchi così. Vabbè. Ce l'ho fatto. Allora, tecnicamente adesso potrei restare anche qui fermo a far farmare PFA. Giusto? Vedete? Sta farmando PFA. A me servono perché ho in mente una cosa speciale. Ho in mente una cosa molto speciale. Adesso sono addirittura due ausiliari. Vediamo se riesco a stare fermo qui a farmare PFA. Ci vediamo tra giusto un pochettino. Allora ragazzi, eccomi qua. Come potete vedere non sono più all'interno della missione, ma sono addirittura all'inizio della missione. Perché? Ho avuto delle grosse difficoltà a progredire nel gioco, in quanto il mio livello dei personaggi era troppo basso, il che mi ha obbligato a fermarmi un bel po' di tempo dalla registrazione, tant'è che mi sono dovuto riguardare i vecchi video che avevo fatto per vedere appunto a che punto ero arrivato e soprattutto a che cosa dovevo fare. Ebbene, è stato un periodo un po' complesso per me, infatti sto registrando dopo settimane dall'ultima puntata, anzi dalla prima parte, diciamo dall'ultima registrazione della puntata che avevo fatto, e mi sono ritrovato praticamente con il dover livellare i personaggi. Non avendo tanto tempo a disposizione, però ho trovato un metodo alternativo che mi ha permesso comunque di ottenere degli ottimi risultati, ovvero l'allenamento segreto. Ho cercato comunque su internet dei trucchi tra virgolette e consigli sul come aumentare velocemente di livello. Ho visto che si possono fare delle porcate assurde per quanto riguarda la PS4. Per PC invece ho visto che è stato molto limitato il tutto, perché si poteva benissimo modificare la data o l'ora della vostra console, in questo caso PS4 o Xbox, e poter far avanzare velocemente i giorni per ottenere più punti esperienza e far salire più velocemente i personaggi di livello. Perché da quello che ho potuto vedere, da un giorno, diciamo in un giorno completo, si riescono a effettuare 3-4 livelli, all'inizio anche 5 livelli per volta, il che è una grandissima, veramente grandissima mano. Si potrebbe ovviamente abusare di questa cosa per portarsi i personaggi già a livelli esorbitanti anche all'inizio del gioco. Ovviamente io non lo posso fare, ma allora, vi confesso che ci ho provato per avere più livelli possibili con i personaggi, ma purtroppo col PC, o per meglio dire per fortuna anche, col PC purtroppo non si può fare, non si può andare avanti di troppi giorni, e quindi di conseguenza dopo un tot il mio PC, almeno per come è impostato il mio PC, mi riporta la data automaticamente a quella che ho, automaticamente a quella giusta, per cui non posso fare più di tot giorni. E quindi diciamo che ho fatto anch'io questo trucchetto di aumentare i giorni, però diciamo che purtroppo / per fortuna non posso farlo in maniera continua. E infatti la mia situazione al momento è questa.
Ace livello 53, Rem 38, King 49, Trey 42 e poi tutti gli altri uguali tranne Cateral 41. Sono gli unici personaggi che ho voluto livellare un po' di più rispetto agli altri, perché sono quei personaggi che utilizzano armi ranged e quindi mi viene molto meglio poter giocare in questa, diciamo, con questa configurazione. Ovviamente, dato che adesso la mia squadra dovrà essere divisa in due fazioni, quindi la prima fazione col ghiaccio e l'altra fazione a terra, farò le squadre, ritornerò allo stesso punto dove eravamo tornati prima e poi ci rivedremo tra poco. Eccoci qui ragazzi, siamo arrivati nello stesso punto dove ci siamo salutati la scorsa dove ci siamo interrotti la scorsa volta, ma adesso diciamo che la situazione è ben diversa, perché questa missione già adesso mi sta risultando molto più facile. È normale, dato che comunque ho il mio livello del personaggio livello 49 rispetto a dei mostri che sono di livello 29, diciamo 29/30 come livello consigliato della missione. Noi siamo decisamente